Il nostro presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Buonasera. Scusate, questa bandiera è un momento. Basta, usatissima, ma nella la porto per terra, ci sono problemi, no? Allora lei, signore... Anche perché non sapevo che... Buonasera, questa splendida città, cosa che si finirà? Grazie, buonasera, mi scusi, non le ho dato la mano prima perché aveva l'asta, posso? Certo. Grazie, buonasera. Allora, mi piace. Lei ha qualche domanda? Perché sa, di formazione però... Un discorso di fine anno, quindi durerà circa 65 minuti. Io sono sempre ovviamente molto diplomatica con le autorità, cerco insomma di non inferire troppo anche con le mie opinioni, però siccome c'è una cosa proprio qui che mi pesa. Eh sì? Sì, glielo posso dire... No, io un altro che mi pesa. Non ascolto io. Senta, ma volevo proprio sapere lei cosa pensa della campagna che Greenpeace sta facendo con il motto Umani non si spertusa. Stai zitta. Un attimo. È una campagna importante. Perché il mare... Umani non si spertusa. Umani si spertusa. Se proprio da spertusare... No, ma è male, sono tanti amici che ho lasciato lì, li scoglie e quindi io amo il mare. Non aspetto, siamo male, per favore. Grazie Presidente. La lascio allora, questo pubblico. Grazie. Buonasera. Io stasera voglio approfittare della legge istituzionale che ho, perché devo fare il discorso di 17, quindi mi appresto a fare questo discorso, non prima però di aver salutato il già. Stai sentendo perché se mi si tabbano di Sicario con la bimbia il sindaco Bernardo che ha accettato il nostro invito insieme anche al mio bellissimo amico Massimo Bianco. Ora mi tratto lascerà poco, ma per noi è già importante, poi dovrà andare via, anche perché mi raccontava che dopo aver proposto e promosso le mandorle in Lettonia, ora è il momento di essere in Tettonia e quindi devono partire con l'assessore qua. Tanto mi diceva una cosa, non so se è vera, sì, io leggo. Stipendio di un parlamentare, 19.150, portaborse, 4.030, generalmente sono una moglie e un figlio. Io per esempio, che non sono sposato, ci hanno fatto fare un cane, perché un cane posso buttare pantofole e poi dare la borsa. Rimborso spese affitto, 2.900 euro, indennità di carica, 6.455, due telefoni cellulari, tessera gas del cinema, tessera gas del teatro, tessera gas dell'autobus, metropolitana, gas fangoboli, gas cacelli nazionali, circolazione solo dorsale, gas piscine, gas palestre, gas teni, gas le cliniche e gas l'assicurazione sugli infortuni e gas anche il decesso. No, questo no, perché i politici non moriamo mai. Siamo come i cinesi, guarda, non sto mai informando i cinesi. Mai visto un cinese? Non è che c'è anche a Luca, non c'è il Luca, ma scusa. Con tutti i negozi che hanno avuto la a Cuba non ne so, ma non ci sono precedenti, questo sapevo. Questo Luca, ma mi devi scusare. Ma con tutte... No, è vero però, no? Però in questo caso, a Cuba è veramente anche precedente, non ci sono precedenti ancora. Perché cosa se ne piace scherzare, attaccare, ma deve cominciare. A Cuba era... E magari lo so. Perché no? Allora dico, scusa Luca, ma quando muore in Cinese, che facite? Mi ha detto la verità. Mi ha detto la verità, che io l'ho preso per questo. Hai visto tutti questi parcheggi per biciclette? Su cinesi che mettono un culo a suma e vengono seppelliti col culo di fuori. E quindi si mettono di... Perché i cinesi morto non si è visto mai, quindi neanche noi politici. Va bene, concludo con questo perché la lista è lunga. Nel solo 2013, e chiaramente non parlo del 2014, cosa sa finire, sono mangiato al ristorante gratis per 4.472.000 euro. Mangiare gratis, va bene? Chi ci sono i nostri politici che poi tra l'altro per premio dopo 35 mesi possono andare in pensione. Insomma, tra stata regione abbiamo più di 150.000 politici. Punto
Quarto, il lavoro. Tutti mi chiedono, presidente, cosa stai facendo per lavoro? Ah, stiamo facendo qualcosa. Che il lavoro va guardato, va visto l'evoluzione. Ora io do un consiglio a chi ha ancora ragazzi che devono iscriversi all'università, ma per chi perde il tempo? Perché a parte che il 15% soltanto dei posti sono riservati a voi comuni mortali, poveri e disgraziati, tutto il resto sono figli dei politici, figli dei professori, quindi è inutile che partite. Perché perdere sto tempo? Perché? Perché perdere sto tempo all'università? Con dispendi di... E poi dimmi una cosa, quanto hanno studiato i ciò? Almeno 6 anni, fra laurea, specializzazione, almeno 6 anni devono studiare. E per fare che cosa poi? Ha commesso andare a un bar? Allora che senso ha? Ecco il quarto punto. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa con la Siria, con la Libia. Voi mandate i vostri figli in Siria e in Libia. Ci scassano da 6 anni. Si fanno avere la cittadinanza, poi con 5.000 euro ritornano in Italia da profughi e noi gli diamo 48 euro al giorno. Telefono, scheda, hotel, casa, vestiti e guai cosa ne sia riuscito a cosa perché è razzista. E non solo. Dopo stiamo provvedendo di fare il reddito per l'extra comunitario. Sarà poco, sarà 700 euro, però uno ha la possibilità di poi trovare sul lavoro rigorosamente nero e grattarsi le mani della vacanza. Quindi questo è quello che stiamo facendo e questo è quello che io consiglio a voi. Ultimo argomento di cui voglio parlare, questo mi duole il cuore, mi duole il cuore. Che la Sicilia è stata sempre famosa per tanti articoli al mondo. Il pomodoro di Pachino, le spiagge di Montello, il nero d'Avola, la mandorla, il barocco di... E tutto, ma non dimentichiamoci la mafia. La mafia è stata nostra sempre. Chi è ora sta mafia capitale? Perché si stanno buttando magari la mafia? Perché? Qualcuno mi deve dire perché la mafia? Allora noi ci dobbiamo ribellare. E basta, si buttare un pomodoro, va bene, si butta il legno, va bene, ma la mafia vogliamo che resti in Sicilia. La mafia vogliamo che resti una cosa nostra. E quindi io dalla prossima settimana vi invito a scioperare affinché la mafia torni a essere una cosa nostra. Grazie a tutti. E a quanti mi dicono che sono pochi? Paolo, ma ti sembra giusto andare in televisione a pigliare per il culo i politici? Io ripeto, perché scusa, i politici nella vita, ma non in televisione a pigliare poco.